Ma tranquilli, sono sempre io, eccomi qua con tre fake news a tema Halloween per stupire i vostri amici stasera c'è. Numero 1, Halloween non è stata inventata da un satanista e neanche in America. Risale infatti ad oltre 2000 anni fa in Irlanda e alla tradizione celtica, che già nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre festeggiavano i morti e si travestivano. Con la migrazione poi nell'Ottocento degli irlandesi in America è arrivata lì, dove è stata spremuta fino all'osso per fare quattrini. Tra l'altro, piccola curiosità, Halloween deriva da All Hallows Eve, dove Hallows è una parola gaelica che sta per santi, quindi la vigilia di ogni santi, molto poco satanista. Sono due, qualcuno pensi ai bambini, perché si diceva infatti che nella notte di Halloween molti bambini venissero avvelenati mentre andavano a rompere le scatole ai vicini per chiedere le caramelle. In realtà è stata analizzata la faccenda e c'è stato solamente un avvelenamento nel 1974 e tra l'altro ad opera di un papà verso il suo figlio, mentre non sono stati registrati altri casi di lamette nelle mele caramellate o di veleno nelle caramelle. Numero 3, in realtà non è una fake news, ma una piccola curiosità vi ho fregati. Lo sapete da dove arrivano le zucche? Ebbene, da una leggenda, anche qua celtica, irlandese, di Stingy Jack, un fabbro che fregò il diavolo e da allora vagò sulla terra per l'eternità. Piccola curiosità, parte 2, all'inizio non si usavano le zucche, ma le rape. Poi, quando è stata adottata in America, hanno usato le zucche, perché lì le rape non ce l'avevano. Ciao!